Le muse, il bosco sacro. Maurice Denis, 1893, Olio su tela, Parigi, Musée National d'Art Moderne. Siamo al parco del Bois de Boulogne a Parigi, ma la visione delle muse ci riporta alle divinità dell'antica Grecia. Il fascino del dipinto deriva dalla grazia dei gesti delle fanciulle e dall'atmosfera di impalpabile leggerezza, più vicina al sogno che alla realtà. Nel 1886 la rivista Symboliste diffonde le teorie del nuovo movimento e lo scrittore Jean Moreau pubblica sul Figaro il primo manifesto del simbolismo, che si propone una sintesi tra mondo esterno e spiritualità dell'artista. È l'anno dell'ultima mostra degli impressionisti. I simbolisti, di cui Denis è uno dei maggiori sostenitori, si oppongono sia al loro naturalismo sia alle ricerche scientifiche dei puntinisti. Nel 1887 il pittore era stato fortemente colpito da una mostra di Pavie de Chavannes nella galleria di Paul Durand-Ruel, tanto da considerarlo un maestro spirituale e una fonte di ispirazione. Fonte: gli impressionisti, Mondadori. Grazie per l'ascolto e la visione del video e vi invitiamo di visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.